purtroppo non è un risultato favorevole ai biancorossi. No, purtroppo no. Peccato perché è stata una partita giocata assolutamente perlomeno alla pari, con un Verona costruito per dominare il campionato. E c'è un po' di rammarico perché, insomma, dopo un ottimo primo tempo, secondo me, in cui è mancato solo il gol, poi insomma, questo episodio ci ha un po' condannato, ci ha tagliato un po' le gambe, poi pur dando tutto fino all'ultimo secondo, buttandoci in avanti, non siamo riusciti a riprendere in pugno una partita che sicuramente non ci ha visto demeritare. Il gol di Dallabona è arrivato tra l'altro su un pallone non rinviato, rimasto lì tra i piedi di Rantier, poi è stato più bravo, più lesto lui a metterlo in fondo al sacco. Sì, è un episodio, queste partite possono essere, spesso vengono decise da un episodio come quello di oggi. Peccato perché, ripeto, giocare alla pari, fare una partita comunque orgogliosa, una partita decisa, e venire sconfitti così in casa è un peccato, soprattutto per i tifosi oggi, perché c'era parecchia gente, era bello dargli un'altra soddisfazione. Cambia poco la sostanza perché anche con un pari avremmo dovuto vincere a Verona, quindi è chiaro che adesso recuperare due gol non sarà sicuramente facile, però abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Certo, adesso in effetti diventa tutto molto più difficile. Sì, diventa più difficile, però c'è anche la consapevolezza di non aver niente da perdere in questa settimana, quindi ci prepareremo, secondo me, con la mente abbastanza sgombra e per andare a giocarci tutto per tutto là. Peccato perché il colpo d'occhio del Romaniere era quello giusto. Sì, un colpo d'occhio che mi ha riportato indietro di qualche anno, e sicuramente oggi si respirava un'aria diversa e credo che comunque lo spettacolo sia stato buono. Peccato solo per il risultato. Tanti tuoi ex compagni in tribuna, abbiamo visto Ricchiuti, Porchia, Bravo. Sì, sono amici che non mancano mai l'occasione per venire a sostenerci, e quindi ovviamente fa piacere chi sia venuti. Peccato che non avergli regalato un risultato diverso. Michele, questa volta purtroppo non sei stato l'eroe della partita, noi ci contavamo, non c'è due senza tre, insomma il tre non c'è stato. No, purtroppo no, ci abbiamo provato, ma siamo stati anche sfortunati perché l'ultimo episodio del calcio di rigore secondo me era molto dubbio, quindi niente, secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, anzi ottima al primo tempo, dove i primi 10 minuti ci siamo studiati un po' tutti e due. Era una partita, sapevamo che loro avevano cambiato allenatore, avevano un altro atteggiamento, infatti hanno avuto un altro atteggiamento anche in campo, però anche noi ci siamo fatti rispettare e il gol è venuto su un episodio, su un doppio rimpallo, mezzo fuori gioco, non lo so, adesso vorrei rivederlo, però ecco, finito il primo tempo e sabato andremo a Verona a fare veramente la partita della vita, a disputare la partita della vita, perché si è parlato sempre di ultima spiaggia, di partita della vita, ecco, sabato forse, anzi non forse, è la partita della vita. Meglio il Rimini dei primi 45 minuti, sei d'accordo? Sì, meglio nei primi 45 minuti perché avevamo, come ti ho detto prima, nei primi 10 minuti vuoi il caldo, vuoi un po' la tensione, ci siamo un po' arretrati. Dopo ci siamo lasciati andare, abbiamo avuto due occasioni da gol e anche nel secondo tempo, pur non avendo grandi occasioni, ma neanche soffrendo più di tanto, perché non abbiamo sofferto, a parte il gol e a parte il primo colpo di testa di Anselmi, non abbiamo fatto e non abbiamo subito poi così tanto. Adesso, a Verona? A Verona andremo a giocarcela perché ne abbiamo le possibilità, abbiamo gli uomini per farlo e oggi è finito il primo tempo, sapevamo che la partita durava 180 minuti, sappiamo che dobbiamo fare due gol perché col pareggio non passiamo alla fase finale, quindi andiamo a Verona e ci disputiamo la partita della vita. Ancora c'è un po' di arrabbiatura, però vabbè, è normale, dispiace perché comunque il primo tempo avevamo indirizzato la partita dove volevamo, cioè, volevamo cercare di tenere i ritmi alti anche perché purtroppo il fattore campo e la classifica a sfavore ci imponeva questo. L'abbiamo fatto, abbiamo avuto degli episodi a nostro favore in cui potevamo passare in vantaggio e magari la partita cambiava, perché noi spesso quest'anno, soprattutto in casa, abbiamo fatto dei gran primi tempi che poi ci hanno portato al risultato finale. Oggi purtroppo non siamo riusciti a sbloccarlo e loro su questo rimpallo, su questa unica occasione che hanno avuto, hanno fatto gol, sono stati più fortunati di noi.
poi dopo tra il gran caldo e tutto era comunque difficile recuperare, perché loro comunque sono una squadra organizzata, sono chiusi e tutto, però noi niente, c'è poco da rimproverarci, anche perché ora si fa più dura e c'è da avere meno paura e meno tensione magari di oggi, perché ormai oggi abbiamo perso e dobbiamo recuperare 2 gol di scarto lassù, e non c'è, bisogna sicuramente essere sbarazzini e cercare di fare una partita d'attacco anche col rischio di subire qualche ripartenza loro, qualche occasione di troppo, ma a questo punto conta poco, perché noi dobbiamo sicuramente recuperare questi 2 gol di scarto. A questo punto non potrete più avere pazienza, perché Rimini deve attaccare e fare 2 gol, sì, almeno 2 gol infatti, in più del Verona. Infatti no, oggi sicuramente noi dovevamo vincere o perlomeno muovere un risultato, anche l'1-0 sarebbe stato un risultato molto positivo per noi, però c'era comunque di stare molto attenti, perché comunque prendere un gol come è successo che poteva crearci dei problemi. È successo e quindi lassù c'è poco ormai da perdere. Se anche questo era prima di una partita che comunque si doveva giocare, quest'oggi ancora di più lo è, di non avere nulla da perdere, quindi a maggior ragione sabato diamo tutto quello che abbiamo, così a seconda di come vanno non abbiamo niente da rimproverarci. Domani lo analizzeremo anche con l'aiuto della Moviola, però la tua sensazione sull'episodio da rigore del recupero? Guarda, io ero lì proprio nella mischia, mi è sembrato che, cioè, si è sentito nettamente il pallone che ha toccato nelle braccia del giocatore del Verona, però tante volte si interpreta come il fatto che le mani sono davanti al corpo e quindi è come se fossero parte del corpo, ma proprio l'ha controllata la palla per portarsela avanti, a quel punto non è più, però non è tanto quello, è anche il fatto che loro erano sempre per terra, secondo tempo non si è mai giocato, l'arbitro gli ha fatto questa situazione, gliel'ha agevolata di molto, è quello che dispiace, però fa parte del gioco e sicuramente dobbiamo prenderne atto e dobbiamo andare su per cercare di vincere 2-0. Non è il risultato che tutti noi aspettavamo, ha vinto l'Hellas. Beh, purtroppo no, abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati puniti da un episodio negativo, non avevamo creato noi delle occasioni buone, importanti, che non siamo riusciti a sfruttare, e poi loro ci hanno castigato, non dico alla prima, ma a una delle poche. Peccato, perché sarà più dura andare a giocare a Verona, però siamo fiduciosi lo stesso. La parata più difficile, Rafael, l'ha fatta forse proprio sulla tua punizione, deviata dalla barriera in dirittura d'arrivo. Sì, purtroppo la palla è passata in mezzo alle gambe e ha fatto una grande parata, ma si sapeva un ottimo portiere. A volte in questi spareggi bisogna avere anche un pizzico di fortuna, che oggi non abbiamo avuto. È voluto fortemente battere quel calcio di punizione. Tu e Mattini eravate tutte e due sulla sfera, hai detto batto io alla fine. Sì, è successo questo, ma capita. Era anche per l'arbitro, che ti aveva portato fortuna per i gol e sfortuna per l'infortunio con Real Marcianise. No, l'arbitro non c'entrava assolutamente niente. Mi sono sentito così, ho fatto così, basta. Adesso per il ritorno non sarà affatto facile, Rimini dovrà impostare una partita tutta d'attacco. Ma tutta d'attacco, a volte quando imposti le partite tutte d'attacco prendi 3 gol, quindi dovremmo impostare una partita comunque equilibrata, cercando di sfruttare le occasioni che sicuramente avremo. Il pubblico oggi è stato splendido, vi ha incoraggiato dal primo all'ultimo, grandi belle coreografie, sembrava di essere tornati indietro nel tempo di qualche anno. Beh, sembrava di giocare una partita di Serie B, sicuramente è più bello giocare con questa atmosfera, è peccato che non siamo riusciti a regalare un risultato positivo. A livello di ritmo avete accusato un po' il caldo rispetto alla prova del 2 maggio scorso? Beh sì, lo sapevamo, era inevitabile, probabilmente l'unica cosa che ci possiamo un pochino rimproverare è questa, in alcune fasi dovevamo alzarlo, perché loro sono una squadra che tende un po' a addormentare la partita, mentre noi siamo più pericolosi quando alziamo il ritmo. E nel secondo tempo il Verona praticamente ha cercato di non giocare, soprattutto dopo il vantaggio. Questo fa parte del gioco, si sa che quando una squadra poi passa in vantaggio le prova tutte per rallentare il gioco e spezzarlo. Dopo i cambi il mister ti ha schierato dietro le punte, ha levato, anche se dopo è entrato Morante, quindi il modulo è cambiato nuovamente, comunque ha schierato Tulli e Mattini e te da rifinitore. Sì, anche se è durata poco la cosa, perché dopo ha ricambiato subito.
E niente, dai, in questi casi si provano un po' tutte le varie soluzioni, però non siamo riusciti ad arrivare al gol. Per poco, ma ci rifaremo a Verona.